è Andrea Chenier, ovvero la forza dell'amore. Vedete che bella questa foto, cari amici? Vedete che bella che appare sul Corriere della Sera. Sabato, 9 dicembre 2017. Guardate che bello, guardate come sono contenti i protagonisti di Andrea Chenier. Guardate. Osanna. Vedete che guardano in alto verso il cielo. Andrea Chenier, la forza dell'amore. Andrea Chenier, la favola bella, cari amici, come quella di Elena di Troia, che è scoppiata la guerra di Troia per colpa della bella Elena di Sparta, cari amici. L'amore è quella forza che sposta le montagne. Guardate come sono contenti. Sembra che siano arrivati tanti quattrini dalla borghesia benestante milanese. Andrea Chenier alla Scala, la forza dell'amore, la passione d'amore, cari amici. Io vi ho spiegato come nasce la passione d'amore. La passione d'amore nasce con il patriarcato, In matriarcato non c'era la passione d'amore, in matriarcato non c'erano le passioni, in matriarcato c'erano soltanto i sentimenti. I sentimenti sono dolci, non fanno sgorgare il sangue, invece le passioni fanno sgorgare il sangue, cari amici. Guarda che sono contenti, quanti quattrini, quanti applausi che sono arrivati, cari amici. Ah, come era contenta la borghesia milanese benestante, le famigliole, marito, moglie, tutti felici e contenti, le mogli impellicciate via la Scala. Ma quanto erano contenti, quanto erano. L'amore, quella forza che sposta le montagne, cari amici. L'amore che fa ricchi gli avvocati matrimonialisti, quando marito e moglie poi si separano, fanno la separazione legale e poi fanno il divorzio. L'amore, il tribunale, cari amici. L'amore, la passione, grande passione patriarcale, di cui io vi ho parlato già in questa mia opera, La stirpe del serpente. Vedete quanto è bella, La stirpe del serpente. Hanno venduto tutte le copie hanno venduto, per cui ora La stirpe del serpente la trovate in ebook. Un magnifico ebook è pubblicato dal Centro Leonardo di Genova, me l'ha pubblicato l'editore Ugo Falace, perché si vede che l'editore Ugo Falace non le disprezza le mie convinzioni. L'amore, come dice il proverbio, le strade che conducono all'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Intenzioni, la potenza dell'amore, cari amici, che vi porta in tribunale con gli avvocati, poi c'è la separazione legale, c'è il divorzio, c'è l'assegno di mantenimento per il coniuge più debole, vi do. Comunque, grande opera, Andrea Chenier, grande opera, grande, commuove come l'Ilia dell'Odissea di Omero, come l'Eneide di Virgilio. Le passioni d'amore, cari amici. Dio, che belle le passioni d'amore, cari amici. Poi magari la passione d'amore porta pure al femminicidio, la passione d'amore. E io comunque ho spiegato come nasce la passione d'amore. Beh, comunque non posso ritornare sulla questione, a me interessa soprattutto vedere quanto sono contenti qua i protagonisti. Vedete che guardano verso il cielo, bene, cari amici. L'amore è quella forza che sposta le montagne, cari amici. Beh, io, sapete chi sono, vero? Io sono Serafino Massoni, sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico, e questo è il mio celebre saggio tradotto in lingua inglese, che ora sta in tutto il mondo: From Matriarchy to Patriarchy.
Andrea Scenier, La Forza dell'Amore. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.